Ciao Dreamers, sono tornata con un nuovo tutorial e questo è un tutorial in collaborazione con altre 50-55 ragazze, perché il numero ancora sicuro non lo so. È un tutorial che in collaborazione è creato ed ideato da TT100, che ringrazio per avermi coinvolto e per aver avuto questa idea, ed è un tutorial ispirato ai film. In pratica, ognuna di noi poteva scegliere un film, un film cartone o serie TV ovviamente, al quale ispirarsi e quindi realizzare un make-up per questa collaborazione. Io, allora, capirete già chi è il soggetto, no? Il soggetto è Scar, infatti ho scelto Scar dal Re Leone, perché, allora, all'inizio ero orientata verso qualcosa di horror. Però ho provato a fare qualcosa di horror, un personaggio che mi piace abbastanza, però non ho alcune cose per creare il make-up in modo ben fatto, diciamo, il più coerente possibile. Quindi ho preferito cestinare tutto perché non si poteva proprio guardare. Allora stavo cercando qualcosa che mi desse l'ispirazione per fare questo make-up dedicato ai film. E le ispirazioni che ho avuto sono state tre. Due non ve le dico, perché ovviamente ve le tengo in sorpresa, perché le farò come tutorial nei prossimi giorni. Però alla fine ha vinto Scar del Re Leone. Perché ho scelto il Re Leone? Perché volevo fare qualcosa che ero sicura che non facesse quasi nessuno. Nel senso che inizialmente pensavo all'horror per questo motivo, perché comunque molte ragazze sicuramente avranno fatto Maleficent, Cenerentola, cioè Il Cigno Nero magari, quindi robe comunque un po' più attuali, e io invece ho deciso di andare a cercare, così a vedere un po', di fare qualcosa che fosse originale, che non facesse comunque quasi nessuno. Ecco, perché alla fine il bello di una mega collaborazione, se il film è a scelta, è proprio questo. Scegliere qualcosa che non fa nessuno. Ovviamente io non so le altre cosa abbiano fatto, qualcuna aveva già detto farò Cenerentola, farò Maleficent, ma quelli li avevo già esclusi a priori. Al di là del fatto che Maleficent l'avevo già fatta, non mi era piaciuta come l'avevo fatta, non ho il copricapo, quindi non lo rifarei proprio per il momento. Però insomma, alla fine diciamo che tra i tanti film, cose che mi piacevano, che molti poi non hanno grandi make-up, alla fine mi sono orientata verso il Re Leone. Era già da tempo che infatti volevo fare Scar, perché voi sapete che io ho una predilezione con i cattivi, c'è poco da fare. A me i buoni non piacciono, mi divertono un sacco i cattivi, non c'è niente da fare. E quindi alla fine ho detto, questa può essere l'occasione per fare Scar. Ed eccomi qua. Io niente, insomma, vabbè, ho anche la criniera, visto che ho fatto la tinta da poco, quindi i capelli neri mi sono venuti proprio alla perfezione. Non vi svelo gli altri due make-up che volevo fare perché li farò, cercherò di farli comunque. Se non riesco entro in estate, comunque li farò verso settembre-ottobre in ogni caso. E niente, che dire, io vi invito a vedere tutti i video delle altre ragazze. Vi lascio nell'info box tutti i link dei canali, compreso quello di TT100, che è l'ideatrice. Vi invito a dare uno sguardo anche alle mie collaboratrici, perché sono sicura che sapranno stupirvi. E niente, non mi dilungo oltre, se no questa presentazione dura 970 anni e non mi sembra il caso. Spero che il mio piccolo tutorial, il mio bellissimo Scar vi piaccia. Vi mando un grosso bacione e vediamo cosa ho combinato. Eccoci qua con il tutorial. Allora, io ho già coperto le sopracciglia. Per chi non sapesse come si fa, lascio nell'info box l'indirizzo del sito, sì, del sito, del video che ho fatto dedicato proprio alla copertura delle sopracciglia. Ho già creato le linee guida di Scar, le ho create con una matita bianca e poi con una matita nera mi sono aiutata per creare la forma del naso, che ce l'ha diverso dal mio, quindi dovevo un attimo vedere le proporzioni, e poi ho iniziato già a dare la forma degli occhi, ma è solo una bozza. Per questioni di tempo non ho messo nel video le linee guida e le sopracciglia, se no dura veramente 60 anni, anche perché poi c'è un lavoro di aquacolor da fare, quindi è un po' rognosetto. Iniziamo subito a creare le sopracciglia di Scar e quindi poi a colorare i nostri occhi con un aquacolor nero. Poi rifinirò ovviamente il tutto anche con un ombretto, perché negli occhi ovviamente poi l'aquacolor
tende comunque a finire nelle pieghe, quindi passerò a fine trucco per rifinire un ombretto nero e colorerò anche il naso, però mi fermerò lì perché poi le altre parti nere le farò successivamente. Create queste parti nere, poi ce ne saranno altre due da fare. Andiamo a creare la parte invece marroncina, una marrone un po' particolare. Io mischierò gli acqua color blu, arancione e ocra per cercare di avere il colore più, diciamo, vicino possibile a quello di Scar, anche se comunque non è molto semplice, però tentiamo. Allora, dopo aver dato il colorito marroncino aranciato al nostro pezzo di su, dobbiamo colorare questo pezzo qui e farlo completamente bianco. Quindi vado con un acqua color bianco a disegnarmi, a colorare questa zona. Una volta fatta la parte bianca, dobbiamo colorare tutto il viso di nero, quindi le parti che restano farle nere, poi ovviamente creare anche le labbra, perché Scar ce le ha molto fini e soprattutto tendenti al basso. Quindi adesso collegheremo prima, adesso lascio asciugare un po' il bianco, vado a fare intanto altre cose, quindi vado a fare il viso, poi collegherò il naso alle labbra.
No, it wasn't exactly like they were alone, Scar. Yeah. What are you supposed to do? Kill Mufasa? Gli occhi, perché ovviamente ci serve di rifinire gli occhi, perché l'acqua color tende ad andare nelle pieghe. Rinforziamo con un ombretto nero, applichiamo un po' di mascara e una matita nella rima interna superiore dell'occhio, perché in quella inferiore applicherò una matita bianca. Passaggio di quindi rifinire gli occhi con l'ombretto nero, andiamo a creare una delle parti che caratterizzano Scar, che è la cicatrice che lui ha appunto proprio qua tra il sopracciglio e l'occhio. Lo creiamo con un pennellino piccolo e un acqua color bianco. Qua Dreamers, il tutorial è finito. Io sono Scar, ringrazio veramente Katie Cento per avermi coinvolta in questa mega collaborazione. Spero che il mio Scar vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacione, vi invito a vedere i video delle altre ragazze, perché sono sicura che avranno fatto dei make-up bellissimi, ispirati a tantissimi film. E niente, se vi è piaciuto lasciate like, condividete. Vi mando un bacione, ci vediamo al prossimo video. Ciao, Dreamers!